Allora, io mi chiamo Rosanna, sono nata qui, sono stata a Pomarolo un paio d'anni appena sposata, però il resto della vita l'ho passato tutta qui. Mi piace questo paese perché ci sono nata, ci sono molto affezionata e ho vissuto veramente un grandissimo cambiamento dalla mia infanzia a quello che è adesso il paese. Infatti io ho una fotografia di quando ero bambina, di com'era il paese allora. È una cosa che mi stupisco anch'io a guardarlo, perché non c'era nessuna casa nuova, c'erano tre pugnetti di case vecchie sotto Castello Masere Besenello e sarà stati quanti 600-700 abitanti in tutto. E abbiamo vissuto proprio un cambiamento che se io sono partita da non avere né il bagno in casa né l'acqua sul lavandino, né il gas, né il frigo, né la televisione, niente assolutamente, ad arrivare a questi giorni che se si rompe la televisione siamo morti, eppure siamo vissuti Sì, infatti. senza televisione, però avevamo modo di giocare con l'inventiva, ecco, non avevamo giochi, non avevamo niente. Io mi ricordo i miei fratelli prendevano due bastoncini, le facevano tipo croce, e era il manubrio di una moto, secondo loro, si mettevano a cavallo e nel cortile di casa facevano le gincane con la loro moto, perché non c'era proprio niente, veramente niente a quel tempo là. Vi parlo di 65 anni fa. Io adesso ne ho 67, ma ho dei ricordi quando ero molto piccola. Io me la ricordo. Cioè, noi abbiamo vissuto anche miseria. Com'era il territorio intorno a Besenello quando eri piccola? Era tutto vigneto, c'erano le strade bianche, non c'era l'asfalto. E gli unici mezzi che vedevi a girare era un carro con la mucca o col bue, un carro col cavallo. Ma addirittura i carri avevano le ruote di legno, non, più tardi sono venute le ruote con i copertoni come quelli della macchina. Poi come negozi ce n'erano, direi, in proporzione, visto che il paese era piccolo, di più di adesso. Perché io mi ricordo che c'era una rivendita di pane a Sottocastello, una rivendita di alimentari a Masera, la cooperativa Besenello. E un altro negozio che adesso è quello della Veronica, che ce l'aveva i suoi genitori, e lì c'era anche mercerie. Poi via, in via San Giovanni c'era un sarto che aveva anche la barberia, faceva il barbiere e il sarto. Quindi in proporzione direi che siamo calati come esercizi. Com'era la scuola quando eri piccola? Allora, ti dirò che quando sono Dura. arrivata in quinta elementare la scuola era ristrutturata, praticamente quella che c'è adesso, appena ristrutturata, però dalla prima, seconda, terza e quarta era una scuola vecchia, mi ricordo le mattonelle tutte che ci si inciampava, c'erano i banchi di legno colorati di verde, mi ricordo che erano verdi con lo smalto verde. E mi ricordo che quando si entrava in classe, a quel tempo si diceva buongiorno signorina maestra, adesso penso che direte ciao, Sì, immagino. E penso noi dicevamo buongiorno signorina maestra, e poi ci dicevano mani in seconda. Allora le mani in seconda era dietro la schiena così, voleva dire star fermi nel banco. Era tutto un altro tipo di educazione. Io venivo dalla frazione in fondo, che era sotto castello, venivo a piedi e si andava a messa la mattina alle 7:30, facevano la messa, poi si andava a scuola. Io ho avuto dalla prima alla quinta, poi sono andata a Rovereto, ho avuto due maestre e dirò che ho un ricordo di loro stupendo. Erano due persone stupende perché oltre che insegnarci le caselline e tutto il resto, ci insegnavano anche la vita, una teoria di vita. Io mi ricordo questa maestra che mi diceva: quando sarete grandi, una brava donna di casa, ricordatevi sempre
che è come tiene pulito il bagno. Ma dato che certi non sono riusciti a finire la scuola, voi l'avete finita? Sì, noi l'abbiamo finita. No, ma No, ma l'hanno finita tutti. a quei tempi la finivano tutti, solo che dopo la quinta, allora c'era chi andava in prima media e c'era chi faceva la sesta, la settima e l'ottava al posto della prima, seconda e terza media. Erano, diciamo, i più, fra virgolette, fortunati che andavano a Rovereto. No, Perché sì, perché costava i anche. più ricchi, diciamo I com'era. più ricchi. Esatto. Io mi ricordo che la mia maestra Anna diceva alla mia mamma che era il caso che io andassi a Rovereto, però noi avevamo difficoltà economiche e io ci volevo andare a tutti i costi. Nell'estate andavo a lavorare per guadagnarmi i soldi dei libri. Ecco, Che lavoro facevi? c'era una macera a Pomarollo, una macera del tabacco, si raccoglieva il tabacco e veniva macerato. E era Pomarolo e la mia mamma lavorava lì perché io avevo il papà malato e per cui la mamma doveva lavorare. E allora mi portava con lei, si andava in bicicletta di qui fino a Pomarolo, che sono sti 6-7 km, e al ritorno la sera si faceva tante ore perché la mattina si andava presto, si andava a raccogliere il tabacco sul campo e il pomeriggio si andava in macera a infilarlo, a stenderlo, a farlo essiccare e quindi si partiva la mattina alle 5 e si arrivava la sera alle 10, alle 11. Ah, io mi ricordo, guadagnavo 105 lire all'ora. C'era un banco per infilare il tabacco, si infilava in un spago che dopo si appendeva su una stecca perché essiccasse e io ero addetta a infilare le foglie con un ago in questo spago e c'era un banco, non ci arrivavo mica, avevo un mattone sotto i piedi. Io mi chiamo Luigi, sono nato a Pomarolo e poi sono arrivato a Bisanello. Mi hanno raccolto nella comunità abbastanza bene, non tanto bene, ma insomma, abbastanza diciamo, dai. Sono 42 più anni che sono qua. Il paese era piccolo, ma c'era la comunità molto 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 ristretta tra di loro. Si volevano bene, ecco, in poche parole. Ma ti piaceva di più stare là o a Pomodoro oppure ti sei trovato bene, cioè? No, mi sono trovato benissimo qui a Bisanello, però il paese dove sei nato è sempre il tuo paese. Hai tutti i ricordi, hai tutti gli amici, hai tutti i compagni di scuola, sai, è tutta una cosa un po' diversa, però ti devi adattare, purtroppo la vita ti devi adattare a stare dove ti trovi. Allora, la differenza era enorme. Diciamo che Pomarolo era un paese più sviluppato, più vicino alla città, e allora anche come mentalità, come esperienza, eravamo più sviluppati. Bisanello invece era un paese più ristretto, più contadino, perché Pomarolo c'erano tanti che lavoravano nelle fabbriche di Rovereto, invece Bisanello no, erano pochissimi. All'età di 20 anni avevate voi la macchina? No, a 20 anni non avevo la macchina, però avevo la moto. La motocicletta, dai, cominciavo a avere le prime motociclette e è stata un po' restrittiva la vita ai nostri tempi, e i vostri invece un po' diversa, dai. Eravamo una famiglia abbastanza numerosa, ma allora le famiglie erano grandi come figli, oggi invece sono meno e stanno meglio. E Dimmi. tu che lavoro facevi? Allora, io avrei voluto fare l'ingegnere. Ingegnere, sì, purtroppo, ma la vita purtroppo ti riserva delle cose che non si possono fare. Allora, ho fatto nella vita, ho cominciato a fare la scuola muratori. Poi dopo la scuola muratori ho lavorato con l'edilizia, però poi mi sono ammalato, cioè non mi sono ammalato, il cemento mi faceva male. Allora ho smesso e sono andato in fabbrica. Ho lavorato alla Pirelli
20 anni. Ho fatto l'operaio per 10, per 10 ho fatto il caposquadra con tante donne, tantissime, erano tutte donne. Alla Pirelli si faceva il cotone, si faceva il filato per i copertoni delle macchine. Lo stabilimento di Rovereto era combinato con la Bicocca di Milano. Noi preparavamo il filato per le carcasse, per i copertoni per Milano. E voi come vi siete conosciuti? Noi ci siamo conosciuti in fabbrica. Sono andata anch'io a lavorare dove lavorava lui. La fabbrica era molto grande, però c'erano dei reparti. Lui era in un altro reparto, io non l'avevo neanche mai visto. Solo che hanno fatto una gita nella fabbrica e ci siamo conosciuti in gita. Noi ci siamo conosciuti nel 66 e ci siamo sposati nel 68. Allora la fabbrica era Rovereto. È stata aperta negli anni 20, mi sembra. Era una Sì. fabbrica molto, già molto formata. 1200 operai. 1200 operai. E io avevo un fratello che lavorava già alla Pirelli. Io stavo studiando alle commerciali. Ho dato l'esame la mattina. E il pomeriggio mi sono trovata là col secondo turno dalle 2 alle 10 senza neanche sapere chi ringraziare, era stato mio fratello. Io avevo altri sogni, purtroppo mi sono trovata là in settembre del 63. E siccome mio fratello era un mezzo capetto là, e allora il capofabbrica voleva far vedere agli altri operai che non si facevano le preferenze perché io ero la sorella di Infatti un non c'erano. cappetto, non ce n'erano. E allora mi hanno sbattuta nel reparto più brutto che c'era, intanto per incominciare, che si chiamava Sala Grigia, nel senso che sembrava che nevicasse sempre, perché il cotone che facevamo noi partiva praticamente dall'ovatta e diventava filo da imbastire nel reparto dove ero io, per cui faceva tanta polvere. Proprio sembrava la neve, sai? Eravamo la divisa, ma sai, dagli occhi ci tiravamo fuori il cotone così. Quel tempo, tutte le settimane, tutti i lunedì, entravano operaie nuove, ragazze nuove. Allora c'era una rotazione. Arrivavi dentro e ti mettevano a spazzare perché appunto sta sala piena, l'ovatta si depositava per terra e si spazzava con una biscia. Due bastoni e una biscia e mezzo, praticamente si buttava avanti come si buttava avanti la neve. E ho spazzato 2 anni. A un certo punto il capofabbrica è venuto lì e mi ha detto, signorina, ci dava del lei, a quel tempo era una bambina, 15 anni. Signorina, lei ha dimostrato veramente una gran pazienza, per cui le faccio saltare tutti I i gradini. gradini e mi ha messa a fare la provinatrice. Ecco, provinavo il cotone, praticamente dovevo il peso del cotone, dovevo vedere che il filato Si avesse il peso accostava bene. perfetto, ecco.